vicino le emozioni, le attese, le sensazioni del festival della nostra città. Anche questa sera in diretta ovviamente da Piazza del Duomo, dove prosegue la musica, musica rock, ed è stata grande musica, musica rock anche ieri sera, sempre in Piazza del Duomo, con 5 ore davvero di show. Uno show iniziato intorno alle 20 e terminato oltre dopo la mezzanotte, una vera punta di diamante per il nostro festival. Tre band del panorama rock internazionale si sono alternate sul palcoscenico, hanno aperto i Blonde Redhead, a seguire gli Ein Sturzende Neubauten e a chiudere poi la serata sono stati i Deus. Ma torniamo a stasera, torniamo ad ora, nel frattempo sentite la piazza che applaude, sul palco ci sono i primi protagonisti di questo appuntamento, ancora appunto all'insegna del rock, si tratta di un giovane gruppo e Toys Orchestra. Noi ve li vogliamo appunto far sentire, quindi intanto lasciamo parlare la musica per qualche secondo. Mentre la piazza continua a riempirsi, continua ad affluire il pubblico, vi proponiamo intanto questa intervista perché noi abbiamo incontrato questi giovani artisti durante le prove generali e si sono concessi volentieri ai nostri microfoni. Allora intanto questo per voi. Apriranno questa sera lo show dei The Zen Circus, grazie e benvenuti a Toys Orchestra. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Innanzitutto domanda di rito che facciamo sempre, come state? Stiamo bene, dai, io un po' stanco, abbiamo fatto un viaggetto lungo in macchina, ma siamo carichi per stasera, ce n'è abbastanza. Parliamo un po' di voi e della vostra carriera e il percorso artistico. Avete utilizzato sempre la lingua inglese per le vostre canzoni, anche appunto per il genere che proponete al pubblico. Avete mai pensato di cantare in italiano? Beh, pensato sì, fatto mai però. È un'idea che sì, ci è passata per la testa, però visto un po' il background, la nostra storia... Abbiamo continuato con l'inglese, siamo ben felici di questo. Quindi non vi sentiremo in italiano? Ci stiamo pensando da quasi 20 anni, ce la stiamo prendendo comoda. Ecco, a 4 anni di distanza dall'ultimo lavoro siete tornati con un nuovo progetto, 11 tracce, una sorta di viaggio diciamo emozionale che ruota un po' attorno al battito del cuore, in che modo? Beh, partendo dal titolo stesso, che è il Lab Dub, che è questo suono quasi onomatopeico, in realtà è una scoperta scientifica che il battito del cuore durante il pompaggio del sangue emette proprio queste due vere e proprie parole che sono lab e dub. Questa cosa ci ha affascinato e da lì ci abbiamo costruito anche quello che poteva essere l'atmosfera del disco, quindi cercare di smorzare un po' i colori più accesi, un disco molto notturno per certi versi e con un beat più lento, quindi per questo motivo poi si confà quello che può essere l'idea del battito cardiaco. Voi avete partecipato molto a trasmissioni radiofoniche, televisive, avete allacciato rapporti col cinema, la TV, ecco, è venuto naturalmente questo collegamento, vi siete trovati anche a vostro agio in altri ambienti? Sì, è venuto naturalmente, anche se non è che abbiamo partecipato attivamente a progetti di cinema, più che altro hanno scelto delle nostre canzoni in alcuni film. Poi abbiamo conosciuto delle persone che lavorano nel cinema, quindi poi tutto diventa naturale, se è una cosa genuina. Questa sera cosa avete in serbo per noi qui a Prato? Qualche accenno, qualche anticipazione? Beh, diciamo che abbiamo messo su una bella scaletta, quindi per chi già ci conosce ci saranno tanti pezzi che probabilmente il pubblico vorrà sentire, ce ne sono alcuni che non suonavamo da tanto tempo, abbiamo reinserito in scaletta. Per chi invece ci vede la prima volta abbiamo cercato comunque di costruire una scaletta con un'energia costante. Insomma, poi spiegarlo non è facilissimo. Bisogna venire a sentirli direttamente. Bolle qualcos'altro in pentola nei prossimi mesi?
Beh, c'è sempre qualcosa che bolle in pentola, adesso vediamo se mi sono lo chef. Allora. Beh sì, ci sono sempre dei progetti, ora torneremo a Bologna dopo un mese e mezzo di vacanza, lavoro, abbiamo fatto dei concerti e sicuramente ci sarà qualche progetto che svilupperemo. Vi seguiremo certamente, grazie davvero ai Toys Orchestra. Lo show prosegue con i Toys Orchestra, ma i veri protagonisti della serata dopo i Toys Orchestra saranno altri artisti sempre del panorama rock, si tratta di The Zen Circus. E allora nel frattempo sentiamo un po' le impressioni del nostro pubblico qui a Corso appunto a Prato per assistere a questo live. Sentiamo, vieni vieni Renato. Scusate, buonasera, siamo in diretta su TV Prato, non fuggite, non scappate, questa sera è Toys Orchestra e The Zen Circus, cosa vi aspettate? È la prima volta che li vediamo, quindi ci aspettiamo, li ho ascoltati e sono bravi sul disco, penso sembrano anche dal vivo. E lei chi preferisce dei due? I secondi, The Zen Circus, sono venuto per loro, però vediamo un po' insomma cosa c'è. Da quanto è che li segue? Che cosa le piace di questa band? Ma da 2 o 3 anni ascolto un po' di rock italiano, insomma fa piacere ascoltarlo dal vivo. Prima volta che segue i concerti del settembre qui in Piazza Duomo a Prato? Quest'anno sì. Era venuto negli scorsi anni? Sì, sì, sì. Che cosa ne pensa del festival? Ma penso sia una bella cosa per la città. Spero che vada a crescere sempre ogni anno come è avvenuto fino ad ora, insomma. Grazie, allora buon divertimento, buono spettacolo. E noi siamo riusciti appunto a raggiungere sempre nel dietro le quinte anche The Zen Circus, si sono raccontati ai nostri microfoni e allora guardate un po' che cosa appunto ci hanno raccontato in questa intervista e poi torniamo sempre qui da Piazza del Duomo, quindi restate con noi. 10 album e un EP all'attivo, 20 anni di carriera e oltre 1000 concerti, benvenuti su TV Prato ai componenti di The Zen Circus. Ciao carissimi, ciao a tutti. Ciao ciao. Grazie per la vostra disponibilità. Allora, questa sera salirete sul palco del settembre con il vostro Il Fuoco in una stanza tour. Ogni volta com'è l'incontro con il pubblico? Ma guarda, è talmente tanti anni, come hai fatto notare precedentemente, che è la cosa forse più naturale. È molto più naturale l'incontro con il pubblico che l'incontro con lo specchio la mattina. Volete spiegarci un po' di più di questo progetto, Il Fuoco in una stanza, uscito nel marzo del 2018? Sì, è un disco che è uscito parecchio a ridosso del precedente, perché avevamo l'urgenza di esporre dei temi nuovi, sono usciti dei brani nuovi mentre stavamo finalizzando l'album precedente, che però per tematiche e personalità, per struttura, si allontanavano dal disco prima. Quindi avevo deciso rapidamente di portare alla conclusione e diciamo servirlo fresco di giornata com'era per continuare questo discorso che facciamo da anni sulla identità della persona, sulla comunità, su come ci si vede e come ci vedono gli altri, come noi ci vediamo attraverso gli altri. Cioè il tema poi fondamentale forse del disco si vede anche dalla copertina, dove c'è questa persona allo specchio, è appunto l'intimità e non l'intimismo, ovvero il fatto di come la tua persona si delinea anche in base agli altri. Penso che praticamente si può riassumere in 2 parole così il disco. Andando un pochino a ritroso invece negli anni, nel 2016 con l'album La Terza Guerra Mondiale avete superato tutti i vostri record, avete fatto un tour lunghissimo, 66 date in tutta Italia, ditemi se sbaglio, 10 mesi, oltre 98.000 presenze. Com'è stata questa maratona? Allora, è stato il primo tour che ho fatto con la band, perché io sono entrato appunto in formazione col disco La Terza Guerra Mondiale. E avevo già suonato prima con altri artisti, però quello è stato proprio un tour per me speciale 2 volte, perché era il primo e è stato anche veramente sicuramente superiore alle aspettative di tutti, quindi è stato molto 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 bello. Faticoso ma bello. Sì, poi la squadra è rimasta la stessa, perché evidentemente andava bene così e ha deciso di non mandarci via, insomma, alla fine ci ha deciso di mantenerci in formazione. Noi ringraziamo il maestro perché ha deciso di continuare a fare la tournée con noi, grazie. Questo pomeriggio un altro evento importante per il nostro settembre con Rodrigo D'Erasmo e Roberto Angelini, tra l'altro voi avete collaborato con gli After Hour. Sì, assolutamente, Rodrigo, ci conosciamo anche con Roberto, quindi anzi mi fa molto dispiacere che non ce la farò a vederlo.
però sì sì, sono amici carissimi e grandissimi musicisti, quindi ci conosciamo molto bene e... niente, diciamo che è un circo quello della musica italiana, che bene o male negli anni ovviamente ci si ritrova, ci si rincontra in tutti i posti più disparati del paese e non solo, quindi è la normalità ogni tanto di beccarsi in giro come se si fosse a casa. Questa sera che cosa ci farete sentire qui in Piazza Duomo? Dunque, quello che stiamo facendo, a parte che è la penultima data del tour, quindi insomma siamo abbastanza lì lì per la fine, per fermarci per un po', faremo quello che abbiamo sempre fatto, ovvero circa un paio d'ore di quello che noi chiamiamo best of, nel senso che non ci fermiamo programmaticamente sul disco nuovo, ma facciamo convivere le canzoni del disco nuovo con tutta la storia della band, facendo in modo e in maniera che ci si senta il più possibile una festa. La festa di compleanno di ognuno dei presenti è quella che noi, nonostante i toni anche abbastanza drammatici, spesso non parliamo, ecco esattamente di qua, di cose insomma che provocano immediatamente l'idea di festa, ma la cosa bella è che il live degli Zen invece è concepito come una festa di liberazione in cui ci si libera anche un po' di cose che si, di macigni che si tengono dentro. La pesantezza di tutti i giorni. Dove vi vedremo invece prossimamente, visto che non vi fermate mai e siete abituati insomma a queste lunghe maratone? E invece incredibilmente il 6 settembre chiudiamo a Milano con una grandissima festa al Carro Ponte e poi ci sono varie sorprese per l'anno prossimo, ma non ci sarà di sicuro un disco e altre robe che non possiamo dirvi ora, però insomma qualcosa faremo, ma sarà un anno senza disco ovviamente, giustamente, normalmente. Hanno un po' di riflessione, diciamo. Grazie davvero ai The Zen Circus, un saluto a tutti i telespettatori di TV Prato. Ciao carissimi. Ciao, grazie. Ciao. Musica, tanta bella musica, ma anche luoghi in cui si fa musica, spettacolo, intrattenimento e più in generale cultura. E in questo Prato che da sempre si distingue, tra poco potrà contare su un nuovo, speriamo, punto di riferimento non solo per la città, ma anche per l'intera area metropolitana, la Toscana e vedremo magari tutta Italia. Perché questo pomeriggio si è tenuto, e poi ne parleremo più avanti, un evento collaterale speciale del Festival del Settembre, il concerto Way to Blue, all'interno di un posto davvero molto molto caro ai pratesi, nell'ex Cinema Excelsior. La Sala Garibaldi ha riaperto eccezionalmente le porte per questo evento, chiusa ormai davvero da tanti anni, praticamente un decennio, e tanti pratesi hanno potuto rivedere da vicino la sala così com'era e com'è, perché poi cambierà volto, ma su questo ce ne ha parlato un nostro amico, guardate di chi si tratta. Siamo di nuovo con il nostro amico Francesco Fantauzzi di Fonderia Cult'Art. Ben ritrovato Francesco. Grazie, è sempre un piacere. Perché adesso non vogliamo parlare solo del concerto, ma anche di quello che nascerà qui all'interno dell'ex Cinema Excelsior. Fonderia Cult'Art farà la sua parte insieme alla società Civico 69 per costruire qui che cosa? Sarà uno spazio polifunzionale, il nostro obiettivo è quello di mantenere una funzione dedicata alla cultura e anche al cinema, quindi sarà comunque anche un cinema, ma non un cinema diciamo tradizionale come magari se ne vedono tanti, anche se purtroppo in centro o nei centri storici sempre meno. Avrà una programmazione cinematografica in alcuni giorni della settimana, ci saranno delle rassegne pensate ad hoc, quindi tematiche, ci saranno delle nuove tecnologie che ci permettono di trasmettere in video, in diretta, gli eventi internazionali, gli eventi di inaugurazione delle Olimpiadi, l'opera, i grandi concerti, ma ci sarà soprattutto uno spazio dedicato allo spettacolo dal vivo, quindi alla musica dal vivo, al teatro, la possibilità di fare meeting, incontri, convegni. La struttura verrà dotata di un palco che appunto attualmente non esiste e proprio per questo tra una decina di giorni cominciamo lo sgombero di quello che solo oggi potremo rivedere per un'ultima volta, quindi rientrare in quella che fu la Sala Garibaldi, poi negli ultimi anni conosciuta come ex Cinema Excelsior, proprio per l'ultima volta, quindi con le poltroncine blu di velluto come magari molti pratesi si ricordano, perché poi l'anno prossimo quando sarà riattivato questo spazio sarà completamente diverso. Quanta curiosità davvero per questo progetto che poi vede sempre più appassionati un gruppo di giovani, quindi noi auguriamo a loro davvero un in bocca al lupo, perché insomma si parla anche di cultura a beneficio di tutta la nostra città, quindi davvero seguiremo nel dettaglio il divenire di questo progetto. Sala Garibaldi.
Garibaldi dell'ex Cinema Excelsior, dove l'ho già accennato in precedenza, si è tenuto questo pomeriggio un appuntamento davvero particolare, un'atmosfera intima, un omaggio, un tributo toccante, emozionante, fatto di immagini, di musica, di parole, con due davvero interpreti d'eccezione che ci hanno regalato un importante, se delicato spaccato direi, di quello che è il loro lavoro, la loro professione e questo omaggio, questo tributo. Però non voglio dirvi di più perché insomma potete guardare. La Sara Garibaldi dell'ex Cinema Excelsior riapre le sue porte straordinariamente per un evento speciale del nostro settembre, un tributo al talento fragile ma enorme di Nick Drake. Esecutori eccellenti questa sera saranno Rodrigo D'Erasmo, benvenuto. Ciao. E Roberto Angelini, ciao anche a te. Ciao. Allora, dicevamo, un progetto molto bello, rivolto ad un talento purtroppo scomparso giovane e riscoperto forse troppo tardi. Com'è nata l'idea? È nata tanti anni fa da Roberto ed è stata proprio l'occasione anche in cui ci siamo conosciuti, perché lui in quel momento era molto appassionato della musica di Nick Drake, lo ero anch'io, ci siamo trovati a parlarne a un pranzo da amici ed è nata l'idea di provare intanto a suonarlo insieme. Non avevamo nessuna velleità all'epoca di fare un disco, addirittura metterci su un progetto, però poi pensando quanto poco lui abbia suonato dal vivo e quindi quanta poca occasione ci sia stata anche per chi ama la sua musica di poter ascoltare live quelle canzoni così, così particolari, così ben scritte, così articolate, così originali, ed essendo soprattutto Roberto che ha la parte più onerosa, che è quella di suonare gli arpeggi complessissimi di Nick Drake, e credo sia fosse semplicemente molto bello e affascinante portarlo dal vivo, così come a noi sarebbe piaciuto da suoi fan poter ascoltare le sue canzoni dal vivo suonate da qualcun altro che comunque cerca di restituire quella magia. Noi nel nostro piccolo proviamo a farlo. Dicevamo della complessità dell'arte di questo cantautore, che aveva anche un suo modo di accordare ad esempio la chitarra. Che cosa pensate abbia lasciato agli artisti, alle generazioni successive, questo cantore, questo poeta? Purtroppo non è stato capito in vita, ma ha lasciato tre dischi meravigliosi che hanno influenzato. Basta leggere biografie di artisti straordinari, citano spessissimo Nick Drake, dai Rem, Radiohead, ce ne sono veramente tanti. E, secondo me c'è un genere, fa un tipo di musica straordinaria, miscela una voce calda, sempre sul filo, è molto quasi jazzistica, ha una modalità folk di canzone molto poco riconducibile proprio agli anni 70, a quel periodo fine 60-70 in cui sono dei dischi magici secondo me, perché sono universali, cioè saranno sempre moderni. Questa è la sensazione che mi dà ascoltando Nick Drake. Questo è il suo punto di forza. Come sarà articolato il concerto Way to Blue di stasera? Ma in realtà è un gioco, è un dialogo fra di noi e delle immagini, perché abbiamo anche un lavoro che all'epoca, quando facemmo il progetto e il disco, venne fatto da, in parte, in buona parte credo, da alcuni nostri amici di un'associazione romana che si chiama B5, che riunisce una serie di artisti visivi che lavorano in varie modalità. Quindi chi col disegno, chi con l'animazione, ad esempio del Pongo, che è un'altra passione di Roberto, e quindi vennero realizzati una serie di video e una serie di fondali che noi utilizziamo per cucire un pochino il racconto. L'abbiamo strutturato questa volta in maniera cronologica, quindi andiamo in ordine di dischi, partiamo da Five Leaves Left, che era il suo primo album, passiamo da Brother Later e finiamo con Pink Moon. E niente, stasera è l'esordio, quindi siamo sufficientemente tesi vista la complessità del concerto, però molto emozionati, siamo molto contenti. E di questa location che cosa ne pensate della scelta di suonare qui all'interno di una sala che era chiusa ormai da 9 anni? Beh, diciamo, noi adoriamo suonare nei posti che sono stati chiusi e che vengono comunque riaperti, rivalutati e ridonati alla gente e agli artisti, quindi spero, auguro a questo posto e alle persone che lo gestiranno grande fortuna. Noi lasceremo qua un po' di quest'aurea di Nick Drake, ci proveremo. Il posto è bellissimo, suonare in un teatro, in un cinema con uno schermo così grande permette proprio di entrare, no, nella musica e nelle immagini del nostro
piccolo tributo a un grande artista. Terminiamo parlando del futuro, in questo caso siete insieme, ma separatamente dove vi vedremo? After Hour, Manuel Agnelli è impegnato intanto a X Factor, nuova edizione. X Factor, quest'anno io no, e quindi nel frattempo c'è questo progetto con Roberto che porteremo avanti fino a novembre, a breve annunceremo le date del tour, di cui questa è l'anteprima, e poi da novembre in poi sarò in tour con le luci della centrale elettrica, perché questa è il decennale di quest'altro progetto a cui sono molto affezionato, perché ci sono dal principio, quindi ci tenevo ad esserci. E poi da gennaio ci rimetteremo in pista con Manuel e credo anche con gli After a lavorare per il futuro. Bisogna insomma tornare un po' a vivere per avere qualcosa da dire e da scrivere, per fare qualcosa di nuovo anche a livello discografico. Al vostro pubblico, giustamente, ai fan affezionati. Roberto, invece, tu che hai scritto anche canzoni importanti per artisti come Emma, hai collaborato con Niccolò Fabi. Io in realtà il 14 settembre riparto con l'allegra comitiva di Propaganda Live, e quindi ripartirà questo spettacolo, questo programma televisivo che mi fa star bene, che mi fa riflettere e divertire. E il mio contributo chiaramente è quello musicale. Per il resto, se ce la faccio, sto cercando di finire un disco mio. Sono 7 anni che ci penso, più o meno sono i tempi, i miei tempi lentissimi, ma fortunatamente, ecco, non ho una pressione di nessun tipo, però spero nei prossimi mesi di riuscire a far sentire qualcosa. Di fare qualcosa anche per te. Sì. Bene, grazie davvero a Rodrigo D'Erasmo e Roberto per questo loro intervento. Un saluto al nostro pubblico da casa. Ciao. Come cosa ho fatto? Eccoci di nuovo qui da Piazza del Duomo, dove va avanti e prosegue lo show di The Toy e Toy Orchestra. Note e sound un po' più dolce e melodico, allora vogliamo davvero farvi gustare l'atmosfera di questo momento. You could try to play the brown, wake up late and stay in bed. I'm a gambler in your eyes, you're a gambler in my mind. I think my son alive. E su queste note noi davvero vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito. L'appuntamento con The Settembre in diretta, ormai dovreste saperlo, è come sempre per domani sera, subito dopo il nostro telegiornale, canale 74 del digitale terrestre, o in streaming sul nostro sito molto semplice tvprato.it. Seguite i nostri aggiornamenti sui canali social, Facebook, Twitter ed Instagram, mi raccomando. E domani sera saremo sempre qui in piazza per raccontarvi invece l'attesa e tutto quanto il concerto di Cristiano De André, un altro appuntamento molto molto atteso, perché l'artista ripercorrerà, riarrangiandolo ovviamente, il repertorio artistico del grande, grandissimo talento del padre. Insomma, cercheremo ovviamente di raggiungere anche lui. Per il momento, da me e da tutto lo staff di TV Prato è tutto. Noi ci vediamo domani sera. Grazie come sempre per essere stati con noi e ciao dal Settembre in diretta.